Migliorerà l'irradiazione dei tumori per preservare i tessuti sani e consente soprattutto di diminuire il tempo di trattamento. È attivo da qualche giorno il nuovo acceleratore lineare all'interno dell'unità operativa di radioterapia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, acquistato dall'ASL BT grazie a fondi CIPE per un importo di circa 2 milioni di euro. Riduce il tempo vero di trattamento del paziente e quindi aumenta il numero di pazienti che si possono trattare in un'ora con un accorciamento della lista d'attesa. Altre caratteristiche, l'onboard imaging, cioè un tubo radiogeno che permette erogare delle dosi a bassa intensità per vedere quali sono le strutture anatomiche della zona trattata. Queste sono sicuramente molto più performanti rispetto a quelle che avevamo con le macchine vecchie e ci permettono di dare sempre meno millimetri intorno al tumore e quindi risparmiare i tessuti sani. L'installazione del nuovo acceleratore lineare rientra nel progetto di riqualificazione e riammodernamento dell'unità operativa di radioterapia di Barletta, avviato a marzo e che si concluderà a fine anno con la sostituzione anche del secondo acceleratore lineare. Il numero complessivo di pazienti trattati nel 2021 dalla radioterapia oncologica dell'ospedale di Barletta è stato di 667, con un quantitativo globale di prestazioni erogate dall'unità operativa di radioterapia e anche fisica sanitaria pari a circa 90.000. Le nuove tecnologie permetteranno di incrementare annualmente sia il numero di pazienti trattati che delle prestazioni erogate. Proseguiranno tra 20 giorni i lavori per il secondo e quindi che verranno comunque realizzati entro la fine dell'anno e quindi ci consentiranno di avere le due apparecchiature nuove che potranno garantire ai nostri pazienti sicuramente delle prestazioni di un livello molto molto più alto dal punto di vista qualitativo. La tempistica dell'esecuzione dei trattamenti è sicuramente più veloce, ma ciò che conta è la qualità.